Si è tenuta lunedì 19 settembre nella sede di Terranova Bracciolini della Zucchetti Centro Sistemi, azienda del Valdarno leader dell'innovazione tecnologica, l'Open Day dedicato ai corsi professionalizzanti in ambito tecnico digitale organizzati dalla Fondazione ITS Prodigi. Diplomati under 30, giovani appassionati di informatica e tecnologia, hanno partecipato alla presentazione dei nuovi corsi che hanno lo scopo di far conoscere le nuove frontiere del digitale e le opportunità di inserimento professionale con un'apposita formazione post-diploma. È veramente un ingresso verso l'azienda in un modo concreto e comunque realmente è formativo, perché di fatto escono dalle superiori e hanno 900 ore mi sembra in azienda, 1100 in aula, addirittura poi fanno un anno dentro l'azienda a sviluppare e a lavorare, e questo aiuta chiaramente per creare delle attività soprattutto digitali, che digitale oggi non è una parola sola ma sono 10 parole, ogni digitale c'è una specializzazione che all'interno vengono ovviamente formate in funzione dei bisogni delle aziende che hanno in quel momento sul territorio. Il corso biennale si terrà ad Arezzo a partire dalla fine di ottobre nei locali di Asso Servizi presso la Confindustria Toscana Sud. Siamo con il professor Daniele Simoncini e con lui parleremo degli argomenti che verranno affrontati in questi corsi. Andremo principalmente a trattare sia l'ambito di programmazione anche di microprocessori, che poi anche dall'altra parte tutti gli argomenti che nell'ultimo periodo sono diventati abbastanza chiave per quanto riguarda anche lo sviluppo a livello italiano come regione toscana di applicazione diretta, per cui industria 4.0. Sono sempre più richieste competenze tecnologiche, competenze digitali, trasversali a tutti gli indirizzi dell'istruzione superiore, e i percorsi quinquennali delle nostre scuole non bastano più perché queste competenze siano già direttamente spendibili all'interno del mondo del lavoro.